Milano è una delle grandi città in provincia di Siena. Beh, è un buon segno, spero che sia anche un po' di riconoscimento del lavoro che stiamo facendo e del fatto che insomma la sinistra, tenerla unita è un valore. D'altro canto l'abbiamo praticato nella mia elezione. Io quando sono andato supportando il sì, piace un poco, ma un messaggio che ho dato dal mio punto di vista è cerchiamo di tenere unita la sinistra e la sinistra. Non è detto che vinca in automatico, ma se non unita è difficilissimo che vinca, quindi mi pare un buon auspicio. La vittoria del no a livello nazionale può avere ricadute negative su Milano, impatto per Milano ad esempio che stia portando? Ma vi segnalo che un po' di cose del patto di Milano sono già passate in CIPE, quindi c'è l'avvio operativo è stato fatto. Insomma, io in maniera molto pragmatica dico che certamente Milano ha bisogno delle risorse del governo, dell'appoggio del governo, però qualunque governo ha bisogno di Milano in questo momento. E guardate, ve lo dico arrivando anche dai miei incontri in Messico, a Città del Messico, con i sindaci delle grandi città, senza arroganza, ma insomma quando tutti guardano l'Italia guardano poi in particolare Milano, dai colloqui ho avuto col sindaco di Chicago, di Los Angeles, di grandi città. Milano in questo momento è evocativa di un'Italia che funziona, quindi sono tranquillo. Rimane il fatto che dobbiamo accelerare ancora di più, a questo punto voglio veramente non dare l'idea, ma trasmettere plasticamente in tutti la convinzione che noi saremo ancora più rapidi nel fare le cose che vogliamo fare. Sì, non l'ha sentito Renzi? Si rafforza o si decolpisce? Ma alcuni degli obiettivi dei patti di Milano e Lombardia vanno a mischiarsi, no? Quindi credo che con Baroni c'è un obiettivo convergente di andare avanti con le infrastrutture. Da questo punto di vista direi che può non cambiare senso, però ovviamente siamo tutti in attesa di capire cosa farà il presidente Napolitano e il presidente Mattarella, scusate, e soprattutto il fatto di sperare che questo periodo di incertezza di un po'. Se c'è la sinistra di vita? No, ci siamo cambiati i messaggi, io tra l'altro credo che, spero anzi che Renzi torni a Milano, tra l'altro c'è anche un'occasione, un invito, so che per l'inaugurazione della Fondazione per il 2013, mi auguro che venga, mi sembra anche giusto. Ci siamo scambiati un paio di messaggi. Se posso, è il tenore di questi messaggi? No, insomma, io credo che gli ho riconosciuto anche il fatto che il discorso che ha fatto in TV è stato comunque un discorso di alto profilo, di grande dignità. E quello che mi ha detto è che secondo lui, cosa che condivido, Milano avrebbe tratto il giovamento dalla prosecuzione del suo governo, ma che comunque Milano è forte, questo è stato il senso del suo messaggio, quindi Milano sta avanti. Quindi più una sconfitta sua con la sinistra divisa che la vittoria del variopinto popolo del no, secondo me? E in questo momento credo che per chi governi di fronte a uno scenario elettorale, e questo un po' è diventato uno scenario elettorale, è più facile perdere che vincere, c'è molta voglia di ricominciare da capo, rigirare un po' i tavoli e quindi non è facile presentarsi a un'elezione o ripeto un referendum che purtroppo è diventato un po' molto politicizzato e dalla posizione di governo sperare di vincere. Che discussioni della sua maggioranza? Il vertice di domani sera qual è l'obiettivo? Il vertice di domani sera era già programmato, ma a questo punto a maggior ragione è importante che ci sia. Perché, come sapete, molto del mio lavoro, e l'ho proprio detto io all'inizio, appena detto, per i primi 6 mesi dovrà essere di gestione del quotidiano e di preparazione entro dicembre a dire, a questo punto a spiegare con dovizia di dettagli quello che faremo in questi 4 anni e mezzo. Quindi era già 6, al senso di mettere tutti allineati per presentarci il 12 alla città, dove non voglio fare una cosa da solisti, ma voglio anche i miei assessori al mio fianco e ognuno farà la sua parte, poi ovviamente non tutti, perché
che andremo sui capitoli principali, quindi era già programmata, però a questo punto penso che sarà ancora utile. Io non tengo sul soli dal voto di ieri, mi pare che non tutti ovviamente erano per il sì, però anche il dibattito al nostro interno è stato molto tranquillo. Sindaco, sì, c'è la riforma, lei non farà ufficialmente più il senatore, è un po' soddisfatto? No, quello che dicevo era che chiaramente il lavoro del sindaco è impegnativo, se si dovesse, se si fosse trattato, se si trattasse in futuro, chissà, di un impegno a tipo un giorno alla settimana era compatibile, se no diventava difficile. Un po' mi dispiace, non ovviamente per me non è, come persona non avrei cambiato granché, però io sono convinto che l'apporto dei sindaci sia importante. Guardate, veramente non lo dico con convinzione dopo questi, anche ancora più con convinzione dopo questi incontri con i sindaci Città del Messico. La sensazione che i sindaci hanno, e parlo dei sindaci del mondo, è che è più facile che a livello di governi ne vengano fuori delle spinte molto politicizzate, il populismo possa prendere più piede, mentre le città alla fine spesso hanno questa concretezza e ai sindaci rimane il compito di fare proposte vere. Lì parlavamo di temi ambientali, di cambiamenti climatici, di mobilità, però appunto i sindaci in questo momento si sentono molto responsabilizzati, io anche, per cui continuo a pensare che i sindaci delle grandi città stiano in Senato, a mio giudizio non è una cosa sbagliata. Lei cosa si augura adesso? Chi vada a votare per il nuovo governo? No, io mi auguro che il governo venga ricostituito assolutamente a breve. Suppongo che il nuovo governo avrà il compito di tenere la barra, di rassicurare l'Europa, cosa che va fatta, e credo di portarci a votare in un tempo non lunghissimo. Presidente Mattarella ha confermato la presidenza la prima? Lo stiamo sentendo, in realtà il Presidente Mattarella aveva una giornata intensa a Milano, non so se la riconfermerà appena sappiamo qualcosa di... Grazie, arrivederci.